Unitevi a noi per ascoltare un messaggio incoraggiante da Steve Wahlberg, tratto dalla serie La sua voce oggi. In Esodo capitolo 20, versetto 15, Dio dice non ruberai. È il comandamento numero 8 dei grandi 10 che Dio ha scritto di suo pugno su due tavole di pietra. Vi è mai successo che qualcuno vi rubasse qualcosa? A me sì. Qualcuno mi ha rubato la macchina una volta. In realtà avevo una Bibbia che qualcuno mi ha rubato una volta. Spero solo che il ladro abbia aperto quella Bibbia e scoperto in Esodo 20 il comandamento 8 che dice che è sbagliato rubare. Ci sono delle persone, l'ho già detto in precedenza, delle chiese e dei pastori perfino che credono che i 10 comandamenti siano storia passata, siano alle nostre spalle, siano solo per gli ebrei. Immaginate la scena. Qualcuno entra in una di queste chiese e ruba le offerte mentre passa il cestino delle offerte e qualcuno prende quella persona e le dice: che cosa stai facendo? Beh, sto rubando le offerte, ma non c'è nulla di male perché abbiamo eliminato il comandamento non ruberai. Pensate che il pastore di quella chiesa lo accetti? Io non penso. Il comandamento di Dio, non ruberai, si applica a noi ancora oggi. E immaginate se il mondo lo osservasse, se tutti lo osservassero. Se si rispettassero le proprietà altrui, nulla andrebbe rubato a casa vostra o nella vostra macchina o la vostra macchina stessa. Ci avvicineremmo molto di più a un mondo perfetto. Uno di questi giorni, quando Dio farà nuovi cieli e una nuova terra, tutti osserveranno quel comandamento. Non ci saranno più furti del tutto. La parola di Dio è ancora nella Bibbia. L'ha ancora scritta su due tavole di pietra di suo pugno. Esodo capitolo 20, versetto 15, dice non ruberai. Rispettate le proprietà degli altri e osservate la legge di Dio. Questa è la sua voce per voi oggi. La sua voce oggi è stato tradotto e doppiato da Re dei Re TV. Rimanete sintonizzati con Gesù, il Re dei Re. Amen.